E poi, qual è secondo Francesco Strace gli ingredienti di una ricetta di successo, di un cambiamento? No? Nel corso della sua carriera lei ha ricoperto diverse responsabilità e grandi processi di cambiamento. Come si fa a cambiare un'organizzazione come Enel? Quali sono gli elementi chiave? Grazie. Rispondo prima a questa domanda del cambiamento che poi riflette sui collaboratori. Cioè, per cambiare un'organizzazione ci sono alcune cose abbastanza semplici e stranamente viene sempre creato un problema sul cambiamento. Innanzitutto ci vuole un gruppo sufficiente di persone convinte su questo aspetto. Non è necessario che sia la maggioranza, basta un manipolo di cambiatori. Poi vanno individuati i gangli di controllo dell'organizzazione che si vuole cambiare e bisogna distruggere fisicamente questi centri di potere. Per farlo ci vogliono i cambiatori che vanno infilati lì dentro, dando ad essi una visibilità sproporzionata rispetto al loro status aziendale, creando quindi malessere all'interno dell'organizzazione del ganglio che si vuole distruggere. Appena questo malessere diventa sufficientemente manifesto, si colpiscono le persone opposte al cambiamento e questa cosa va fatta in maniera la più plateale e possibilmente manifesta possibile, sicché da ispirare paura o esempi positivi nel resto dell'organizzazione. Questa cosa va fatta velocemente, con decisione, senza nessuna requie. E dopo pochi mesi l'organizzazione capisce, perché alla gente non piace soffrire. E quando capiscono che la strada è un'altra, tutto sommato si convincono miracolosamente e vanno tutti lì. Cioè, è facile. No, la paura. Cioè, come dire, è inutile. Cioè, se il cambiamento siamo convinti, è giusto, poi tutto sommato il capo sono io, quindi si fa. E dopodiché la cosa succede.